E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, e per chi c'è stato ieri sera in live, siamo con il Warrior, perché ieri sera in live ho annunciato comunque che volevo fare un po' di video sulle nuove quest dell'Orda e magari anche qualche quest con l'Ally, ovviamente, così facciamo un po' di omogeneità. Sono praticamente ad Azhara Lore, spero che si dica così, che è la città principale di Zandalar. E praticamente adesso ho preso un po' di quest random. Ovviamente siamo ancora nella beta di Battle for Azeroth, ovviamente, perché l'espansione non è uscita. Anche se domani, che è mercoledì, dovrebbe uscire la pre-patch. Quindi praticamente adesso noi dobbiamo fare il culo a tutti questi teppistelli. Intanto io ho cenato, come potete vedere qua, una bella spedizione. Il che fa sperare che noi riusciamo a farne una. Forse non è detto. Intanto che aspettiamo, finisco questa quest e vi lascio con un po' di riprese fighe. Ok ragazzi, allora, se non sbaglio questo è l'ultimo tempista. Non so perché stamattina il mio PG ha deciso di frizzare a caso. Forse ieri con la live, non lo so, l'ho stressato troppo e oggi mi sta facendo l'arrabbiato. Però me ne frega un cazzo, io registro lo stesso. Comunque siamo arrivati a 15 su 15 e se non sbaglio qua giù abbiamo un'altra quest. Tanto qui la ricerca di istanza va avanti e ci manca solo esclusivamente un dungeon. Quindi penso che questo video sarà principalmente incentrato su quell'istanza. Probabilmente comunque nel prossimo video, appena droppo magari uno scudo, un'arma a mano, come qualcosa, perché in bag mi pare che non ce l'ho, perché mi sa che l'ho venduto come un deficiente. Voglio provare a vedere com'è il War Tank, visto che comunque io nell'espansione, come vi ho già detto, voglio assolutamente giocare tank, perché mi sono rotto i coglioni di fare sempre DPS e di aspettare i tank, soprattutto, cazzo. Ok ragazzi, ci ha chiamato per l'instance, GG. Oh, eccoci, la schermata di caricamento. What? Computer che mi chiede robe che non mi ha mai chiesto, però va bene. Allora, Grotta Marcia. Allora, a quanto pare c'è una fonte di infezione che, non lo so, sta infettando mezzo mondo, compreso appunto il popolo, questo qua, questa sorta di troll. Beh, è molto molto corta se è solo questo, ma non penso, dai. Ragazzi, cercherò di farvi vedere per quanto mi è possibile, perché comunque sono instance e quindi devo fare danno questa instance. Ok, questo che avete appena visto era il primo boss. Che cazzo abbiamo doppato qua? Allora, ho ricevuto questa cosa che fornisce poteri artefatto, che ho l'impressione che si pompi in automatico, perché me l'ha dato, ma nella bag non ci sono, non c'è, quindi. Thank you.
Ragazzi, la situazione è che critica un attimo, hanno creato mezzo mondo, vaffanculo a loro. Però penso che a occhio dovremmo farcela. Facciamo max DPS random. Molto figo questo posto, sembra sì che ci sia proprio un qualcosa di che infetta mezzo mondo. Infatti come potete vedere tipo quello schifo là in mezzo, il Fauci larga infestato. Che non so effettivamente come fosse anormale quel coso, però sicuramente non era molto carino già di suo. Questi cosi sembrano molto, non so, tipo gli alien, capito? Quelli che ti escono fuori dal petto. Più o meno siamo lì. Oh, crepo, porca puttana. Ah, questo era un boss. LOL. Come potete vedere la mappa, questo qua, vedi, Fauci larga infestato. È un boss. Pensa tu. Ecco perché lo stavamo girando, infatti, dico, boh. Allora, questo boss caga di quelle, tutte queste cosette per terra. Che, boh, sono tipo delle bombe. Sì, adesso ci sono passato sopra una e sono praticamente delle bombe. Ecco, altre cagatine. Infatti, vedete, se ci passo sopra... Non so che è successo. Bene. Oh, e addirittura ci hanno droppato dei polsi. Wow. Che ci andiamo ad equipaggiare subito. Siamo arrivati, boh, non è il secondo boss, secondo me questo. Infatti, come potete vedere, ci sono 1, 2, 3, 4, poi si va di sotto, c'è la discesa e le rovine. E si arriva all'ultimo, che è l'abominio indomabile. Oddio, che schifo, che penso sia a occhio la fonte di tutta questa merda. Questa qua. Sembra di uno dei boss di Dark Souls, tipo tutti quelli schifosi. Oh, penso che quello là davanti sia il boss, invocatore della spora Zancia. Il marciume deve espandersi. Allora, adesso noi ti spariamo tutti i GD. E gli famo il culo a sto coglione schifoso. Prima ovviamente, ragazzi, dovreste focussare gli ad come i bravi PvE player, cosa che invece voi non state assolutamente facendo. Io mi sono beccato uno stun del cazzo perché non so come funzionano questi boss, porca troia. Direi che è proprio abbastanza schifoso, non riesco nemmeno a inquadrare dove sia la faccia. Presumo sia, boh, quella. Raccolto putrescente, che cazzo è? Aiuto. È tipo un AoE a caso, va bene. Ti prende di mira con sollevazione terrestre. Fortuna di altri boss, ragazzi. Ah, comunque sono morti gli altri DPS. Beh. Bravi ragazzi, siete svegli. Guardate che carino che ogni volta la beta di Battle for Azeroth vi dice se avete incontrato bug, eccetera. Comunque sì, ve lo mettono in automatico l'artefatto, il potere, no, l'artefatto. La zerite ve la mettono in instant, non è come il potere artefatto che dovevate cliccarci. Ma che cazzo è? Guardiano dei titani. Azrael. C'è là quella specie di guardiano che sta guastando qualcosa, ma non è venuto fuori dal nulla, non so effettivamente. Allora, adesso dovremmo farci strada attraverso tutti questi mob per poi raggiungere quella porta laggiù dove c'è... Secondo c'è quel corridoio che vi ho fatto vedere prima, dove alla fine c'è la causa di tutta questa corruzione, più o meno. Infestazione, perché non è corruzione, è diverso. Adesso mi sono messo un attimo a fare DPS decentemente, perché se vi faccio tutte quelle panoramiche eccetera e video non riesco a far cazzo. Cioè, è molto semplice come istanze per adesso, cioè come una cazzata. Oh, il tizio ci sta venendo dietro, ma che cazzo? Scemo. Qual è il tuo problema, scemo? Infezione planetaria imminente addirittura. Sai, quel tizio tipo ci apre le porte verso la stanza di sotto. A occhio. Per come posso conoscere un po' l'ambiente di Warcraft, di solito funziona così. Scommetto che ci apre qui, infatti. Tic 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 tic. Questa è la merda che stava di sotto. Cazzo, sta assorbendo tutto?
Convertire in energia il sangue. Sistemi di depurazione attivati. Boh, forse dobbiamo ammazzare gli add. Secondo me dobbiamo ammazzare tutti questi add, perché sennò la vita del boss non scende. Non è vero, scende lo stesso. Cazzo, è già morto, tipo. Sai, questo se ci sarà una mitica sarà veramente un dito in culo. Non è che quando ammazziamo sì, quando ammazziamo un cosetto di questi qua piccoli, praticamente abbassa la vita anche del boss. Infatti, abbiamo ammazzato quello. Abbiamo finito Grotta Marcia. Vediamo se ci ha droppato. Potere perfetto aumentato. Dai, droppa qualcosa, vaffanculo. Disponibile un nuovo potere azzerite. Che prendiamo? Vai, prendiamo questo, vai avanti. Oh, è la madonna qui, vi devo falciare tutti quanti, eh? È questo che volete? Sono uscito all'instant, mi sono arrivati sopra in 14. Cioè, vi ammazzo tutti, sanno che... Oh, guardate, c'è la versione più grande, più piccola, anzi, del... di quello schifo che abbiamo visto prima. Krog. Krog contrabbandato, addirittura. E laggiù, a naso, mi sa che c'è un boss. Non c'è un modo più balordo per raggiungerlo senza farmi 7000 mob? C'è sempre. C'è sempre, ragazzi, un modo. Ah, no, non è un boss. Non so che devo fare. Devo bere che? Devo bere il sangue. Adesso già aggiriamo mezzo mondo e torniamo di sopra. Sì. Dai, oh, ma il cazzo, primo mob mi ha smontato. Porca troiona. Comunque sono veramente fichissimi sti prontosauri, tipo pure sti dinosauri. Belli tanto. Ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo episodio mi farò sicuramente personaggio Ally, giocherò un po' con l'Ally, così che comunque le fazioni sono equiparate, perché sono molto neutrale. Ci vediamo nel prossimo video come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.